Un campione di 625 ml di una soluzione acquosa contenente 0,275 moli di acido propionico, la cui formula è CH3, CH2, COOH, ha una concentrazione di ioni H3O più uguale a 0,00239 molare. Qual è la sua kappa? Questo esercizio è un po' il contrario rispetto a quelli che abbiamo fatto fino a questo momento. Nel senso, dobbiamo andare a trovare la kappa dell'acido propionico conoscendo le moli in un volume di soluzione e conoscendo anche la sua concentrazione di ioni H3O+. Scriviamo innanzitutto l'equilibrio che dà l'acido propionico in soluzione, CH3, CH2, COOH più H2O, dà origine a questo equilibrio, CH3, CH2, CO- più H3O+, quindi libera ioni H3O+ in soluzione. Qual è la concentrazione dell'acido? Allora, ricordiamo un attimo che la concentrazione di ioni H3O+ in soluzione è uguale, quando abbiamo a che fare con un acido debole, uguale alla radice di Ca per la sua kappa. Ora, questo dato il problema me lo dà. Questo dato, cioè la concentrazione dell'acido, il problema non me lo dà direttamente, ma posso tranquillamente calcolarlo perché ho le moli e perché ho il volume di soluzione. Quindi andiamo a vedere. Concentrazione dell'acido uguale numero di moli fratto litro di soluzione. Quindi 0,275 diviso 0,625, che è uguale. Facciamo questo calcolo. 0,275 diviso 0,625 uguale 0,44 molare. Ok, conosco H3O+, conosco Ca, adesso devo solo trovare Kappa. Come trovo Kappa da questa formula? Attraverso le formule inverse. Quindi posso scrivere H3O+ uguale a radice di Ca per radice di Kappa. Quindi adesso Kappa ce l'ho da solo, perfetto. Quindi H3O+ diviso radice di Ca è uguale a radice di Kappa. Ora, per eliminare la radice, elevo tutto al quadrato. Quindi, elevando al quadrato questo, si elimina la radice e qui otterrò questo termine. H3O+ diviso radice di Ca, tutto al quadrato, uguale a Kappa. E quindi avrò che Kappa è uguale a H3O+ al quadrato diviso Ca. Quindi, vado a sostituire 0,00239 elevato al quadrato fratto 0,44. Facciamo questo calcolo. 0,00239 elevato al quadrato diviso 0,44, che è uguale 1,3 per 10 elevato alla meno 5.